Pit Family, benvenuti in un nuovo video del Pit. Io sto facendo un intro su un video che non so neanche se uscirà. Niente, sono io qua da solo al supercharger e sto parlando come un cretino da solo. Tutti mi stanno guardando, ma a me non mi interessa. Vi racconto in breve perché ho preso una videocamera e perché ho dato rec. Stavo andando a fare la spesa, ma a prescindere da questo, che chi se ne frega, ho visto che poco distante da qua, perché siccome mi è stato segnalato, esiste, forse, voglio metterlo in forse, un ospedale abbandonato, enorme, gigantesco, piantato in mezzo ai boschi. Quindi, siccome so che magari se tornassi a casa, glielo dico agli altri, devo già dare troppe spiegazioni, è meglio mettere la macchina in carica, staccare la presa e volare verso il luogo infestato, spero. Allora, non so cosa succederà, non so neanche se lo trovo, però mi è sembrato che le indicazioni che mi hanno dato sono abbastanza precise, perché effettivamente, come faccio sovente, su Google Maps ho notato che c'è un edificio, sembra abbandonato. Voglio andarci perché se è come me lo immagino è gigantesco, fighissimo, isolato da tutto e tutti. Quindi pane per i miei denti. Detto questo, io adesso salgo in macchina, tanto siamo all'83% e volo verso la destinazione. Allora, eccoci qua. Mi sono cambiato, ho preso lo zaino perché non si sa mai, c'ho un po' di roba dietro, ma prima di parlare voglio capire. Allora, sono obbligato a posare la macchina qua, la strada è davanti a me, perché ho visto che nella mappa praticamente adesso dovrebbe aspettarmi un circa 10 minuti di cammino e dovrei arrivare davanti a questa struttura. Io incrocio le dita e spero che vada tutto bene, sono gasatissimo e ho preso tutto con me. Diciamo che magari se arrivo là e l'atmosfera è quella giusta, due domande le voglio fare, quindi voglio mettermi in marcia. Allora, direi che la struttura è bella alta, visuale mozzafiato. A questo punto mi stavo anche chiedendo, ma potevo prendere una di quelle? Però non c'è nessuno, silenzio tombale. Però ho appena guardato su Google Maps e dovrebbe mancare poco, una roba tipo altri 5-6 minuti di camminata. Fortunatamente la strada è bella in piano e dimmi che ci sei e dimmi che sarà fighissimo. Ecco, qua dovrò riprendere in mano penso il cellulare, perché ok, sono gasato perché io sto vedendo una struttura. Porca vacca! No, raga! Vi giuro, ho la pelle d'oca. Cioè, io non so se in video vi sta trasmettendo quello che sta trasmettendo a me, ma wow, ma wow, ma che figata assurda, mamma mia, bello marcio, raga. Sono di un gasato che voi non potete immaginare. Allora, di qui mi ammazzo? Non lo so. Cioè, però, avete capito? Guardate che ospedale, questo era un sanatorio, da quello che mi hanno detto, per malati di tubercolosi. Mamma mia, c'è un corridoio che è proprio da fuori di testa. Ok, prima devo capire se questa struttura qua non è pericolosa, perché è... Minchia, qua di... Allora, qua di notte al buio. Gli altri due sai dove mi mandano? A cagare. Wow, però è pazzesca, cioè è proprio pazzesca. È pazzesca. Allora, io spero di avere una torcia. Sì, c'ho una torcia. La torcia di Debbie. Ok. Ok. Ok.
Wow. Allora, gasato come pochi. Allora, qua cade qualcosa in testa? No. L'importante sono i pipistrelli, che in questi giorni mi stanno dando un po' fastidio. Ok, questo, ragazzi, questa è una figata incredibile, perché era già da un po' che non venivo in un luogo del genere. Pensare di essere all'interno di un ospedale abbandonato e tutte le storie che ci saranno state al suo interno mi mettono un po' i brividi. Adesso vi dico io cosa faccio. Mi metto a girare un po' e così. Vi racconto un po' le mie sensazioni. E vediamo che cosa mi racconterà questo edificio. Poi vediamo cosa fare. Allora, già il corridoio si presenta molto bene. Fatti presente un bambino a Luna Park, vorrei entrare in tutte le stanze, andare a sinistra, andare a destra, andare su e giù. Adesso sto cercando di capire prima la struttura com'è. Se è fattibile, non fattibile. Di là non mi piace proprio niente, mi dà già una sensazione strana. Queste stanze comunque sono enormi. Ed è tutto circondato dal bosco. Wow. Cos'è qua? Sotterranei? Chissà se c'è già qualche presenza qua con me, che mi sta guardando. Tu sarai agibile o assolutamente no? Minchia, cos'è sta roba? Materassi? Avere la sensazione di essere osservati da 1 a 10, 8. Ma non mi dà fastidio. Anzi, se c'è qualche presenza che mi sta guardando in questo momento, magari anche curiosa di sapere chi sono, perché non, a quanto pare non viene tanta gente qua, può darmi un segno della sua presenza? Riesce a comunicare con me? Di qua è sempre più nero. Vi giuro che c'è quella strana calma apparente, no? Dove dici? Ci sarà qualcuno che mi sta guardando, che mi sta spiando. C'è molta puzza, eh? Questa è tutta condensa, muffa. Mi sta fischiando l'orecchio. Mi sta fischiando l'orecchio. C'è qualcuno qui con me? Qualcuno che vuole farsi sentire. Ogni volta mi viene da girarmi indietro, come se ci fosse qualcuno. Quindi?
Qualcuno che vuole comunicare. Lì si va al piano di sotto. Vi nascondete qui sotto? Non voglio scivolare. Possibile che in questo ospedale, in questo sanatorio, non ci sia nessuno? Devo stare molto attento. Oh! Ho sentito un rumore come di asse di legno che si piegava. Qua è il giardino. Dove sei? Uiii! Io ve l'avevo detto, raga. Quasi sicuramente mi stanno spiando. Bravissimo. Bravissimo. Vedo che cominciamo a fare amicizia. Ok. Basta che non mi fai del male, perché io non sono venuto per farti del male. Però sono tanto curioso. Quindi. Se hai voglia di comunicare con me, io sono ben contento. Sei tu che hai fatto quel rumore? Puoi rifarlo. Così capisco che sei veramente tu. Non avere paura. Io sono uno con cui potresti iniziare una bella conversazione. Passi. Sposti le pietre. Raga lì. Impronta di mani? Raga, cosa sono quelli? Mani? O graffi? Ok, è caduto qualcosa da lì. Che cacchio era? Allora, wait. O sto dando i numeri o ho appena sentito un verso, una voce. Ma era una voce leggera, una voce probabilmente di donna. Allora, o è donna, raga, seguite il mio ragionamento, o è donna o un bambino. Quei graffi potrebbero essere di una mano femminile o di una mano di un bambino. Molto interessante, raga, molto interessante. Ma davvero molto interessante. Cioè, allora, da un lato non avevo dubbi che mi potesse dare soddisfazione in un posto del genere, anche perché non è che se ne trovano tanti in giro. Sì, mi piaci tu. E penso che possiamo divertirci. Io posso raccontare la tua storia, ma tu devi continuare a comunicare con me.
Vi rendete conto? Ok, questa è la situa. Ha voglia. È presa bene. Ma anch'io sono preso bene. Bravissima. Brava. Magari sei un paziente. O non lo so. Una dottoressa, un'infermiera, un parente o chissà. Una che semplicemente si trova qua. Però mi capisci. Sapete cosa c'è? Mi faccio ancora quel corridoio là, perché non riesco a capire dove può portare. Prendo la camera. Molto brava, continua a seguirmi, non andare via. Continua a seguirmi, a stare con me, così capisci anche che non ti voglio fare del male, ma anzi sono un curiosone. Voglio semplicemente comunicare con te. Allora... ecco, passiamo di qui. Ecco, questo corridoio qua, a momenti mi ammazzo, tutto viscido, ha diluviato, però guardate un po', tutto immerso nel bosco, edificio anche di una certa maestosità. Allora, ok. Ma cos'era questo, l'ingresso? L'ingresso... un altro padiglione? Ah, ok, no, scusate. Mi sono fermato perché... ogni tanto, ma devo poi controllare meglio, mi è sembrato di vedere delle candele. Le classiche candele, quelle argento, sai, se ci passi il piede sopra le schiacci, quindi sembrano tappi. Rumore davanti a me. Ma lei, che cavolo è morato? È andato giù. Forse, raga, c'era proprio un altro padiglione. Sei sempre con me? Sì. Tutto molto distrutto e mangiato dalla vegetazione. Questo posto lo sta proprio divorando la natura. Giustamente. È lei che comanda. Qua non è proprio il massimo. Questo pezzo gigantesco, da dove cacchio si è staccato, da lì? Questa tiene per miracolo. Sì, forse è meglio levarmi. Ok. Sì, là è tutto sfondato, ragazzi. Allora, sinceramente, va bene essere spericolati coi fantasmi, ma non... su cose di questo genere, cioè io non voglio mettermi in casini stupidi che potrei evitare, quindi quella zona là io non la faccio, perché se mi faccio del male sono tutti affari miei. Di materiale, secondo me, ne ho a sufficienza per andare dagli altri, raccontargli un attimino la situa, raccontargli che ho fatto questa specie di esplorazione da solo, e non dico convincerli, perché verranno, perché comunque si cagheranno addosso, ma saranno caldi di venire. E poi voglio fargli risentire quel suono, quella voce che ho sentito. Sono praticamente sicuro che qua c'è qualcuno. E vi dirò di più. Quel qualcuno ha voglia di comunicare. Perché... più o meno è 20 minuti che sono qua, mezz'ora. Se sei già fatta sentire, vuol dire che forse ha qualcosa di importante da dire. Quella bottiglia lì non è tanto che è lì. Vabbè, lasciamo perdere sempre le paranoie sui vivi. Comunque, adesso intanto mi rifaccio un giro,
Voglio anche passare da sotto e guardare sotto. Qua non sono passato. Però... qua mi faccio merda le scarpe, 100%. Lì c'è un'altra casetta. Va bene, ok ragazzi. Allora, sentite, la questione è questa. Adesso torno a casa, glielo dico ai ragazzi e voglio tornarci, ovviamente al buio. Quindi penso e sono quasi sicuro che non finisce qua. Ma il prossimo video che vedrete, beh, saremo qua, al calare del buio. Ciao Pit Family. Ah, lasciate un like a questo video se vi piacciono questi miei colpi di testa e queste mie esplorazioni. Così so che ne devo fare altri. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my success is only made him.